Ciao a tutti, benvenuti al mio canale Greedy Web. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella che sta sotto il video. Oggi faremo risotto ai funghi. Per fare risotto ai funghi ci vogliono una vaschetta da 500 g di prataioli tagliati sottili, meglio ancora porcino e champignon, 350 g di riso carnaroli, 40 g di burro diviso in 20 e 20, 60 g di vino bianco, una cipolla tritata, due spicchi d'aglio e del parmigiano grattugiato e 1,2 L di brodo vegetale che è già messo sul fuoco. Spostiamoci ai fornelli. Mettiamo su una padella con un po' di olio, uno di burro e gli spicchi d'aglio e la facciamo scaldare. Aggiungiamo i funghi. Saliamo appena perché poi c'è il brodo. Il brodo è fatto con un dado vegetale che faccio io. Se volete poi chiedetemi giù. Se volete vi faccio poi il video del dado che faccio io a casa. Mettiamo il coperchio e facciamo cuocere. Togliamo il coperchio, già si sono abbrustoliti e qui sfumiamo con il vino. Togliamo l'aglio. I nostri funghi sono pronti, mettiamoli da parte. Mettiamo la pentola per il riso. Facciamo scaldare la pentola. Quando la pentola è calda, mettiamo l'olio. Mettiamo la cipolla. Sporchiamo di olio tutta la base della pentola, così non attacca poi. Adesso mettiamo il riso a tostare. Non so se sentite, ma si sente cric, tic, 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 tipo popcorn ed è diventato lucido. Possiamo cominciare a unire il brodo. Due mestole alla volta. Cominciamo la cottura. Appena si asciuga quello che abbiamo messo prima, aggiungiamo quello dopo. Dopo la seconda volta che abbiamo messo il brodo, aggiungiamo i funghi. Si potrebbero mettere a fine cottura, però a me piace che cuociano con il sapore anche dei funghi, per cui li aggiungo adesso. Se volete ve ne potete lasciare un po' per guarnire il piatto, ma io le aggiungo tutti perché mi piacciono così proprio. Ecco fatto. E aggiungiamo altro brodo. Aggiustiamo di sale
Verso la fine non aggiungiamo più due mestoli, ma un mestolo alla volta per cuocerlo. Adesso che così è pronto, ci spegniamo e ci spostiamo. Mettiamo il burro, il parmigiano, e mescoliamo. Ho aggiunto del prezzemolo e serviamo. Buon appetito! Spero la ricetta vi sia piaciuta e alla prossima! Ciao a tutti!